oltre 4.200 attività ispettive, 45 piani operativi contro le forme più pericolose di illegalità economico-finanziaria, 1.300 deleghe di indagine dalla magistratura, molte riguardanti la vicenda Banca Etruria. Sono solo alcuni dei numeri che hanno contraddistinto il 2016 della Guardia di Finanza di Arezzo, che traccia un bilancio sull'attività compiuta. 37 le persone denunciate all'autorità giudiziaria per i casi più gravi di evasione, sempre più frequente l'utilizzo del sequestro per equivalente di beni mobili ed immobili agli evasori per un totale di 13,2 milioni di euro. Sul fronte dell'economia sommersa sono stati scoperti 78 tra evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, e paratotali. Nell'ambito del lavoro nero sono state individuate 295 persone irregolari, 5 le attività sospese per questo motivo, tra cui il caso eclatante di una società che dietro la copertura di una cooperativa sociale traeva enormi vantaggi fiscali e contributivi rispetto all'esercizio della stessa attività con una normale azienda commerciale. L'attività delle Fiamme Gialle ha riguardato anche l'abusivismo nel comparto degli agriturismi e delle ville di pregio, il gioco d'azzardo con 17 interventi, il sequestro di 2 slot machine irregolari e la violazione alla normativa antiriciclaggio sull'uso del contante. Notevoli risorse sono state investite dalla Guardia di Finanza di Arezzo nei controlli nel settore della spesa pubblica, 111 le persone denunciate o segnalate per un totale di oltre 4,4 milioni di euro di finanziamenti o incentivi illeciti. Tra i successi dell'anno trascorso, l'operazione internazionale Iberia, condotta insieme alla Guardia Civile Spagnola per fermare un'ingente frode all'IVA nel settore dei metalli preziosi, e alcune complesse indagini di polizia giudiziaria, fra cui l'ultima appena conclusa, che ha portato a 2 arresti per vari delitti, dalla frode fiscale al riciclaggio. Costante l'impegno nell'ambito della distribuzione di merce contraffatta o priva dei requisiti di legge, soprattutto in occasione di fiere e manifestazioni, e la partecipazione alle operazioni antidroga.